Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua di nuovo per fare un gameplay, finalmente non di Battlefield, bensì raga di Watch Dogs. È finalmente arrivato il 27 maggio del 2014, questa data storica ormai per i nerd come me, che è ovvero la data di uscita di questo gioco, il day one. Io l'ho preso addirittura un giorno prima, perché adesso non vi so spiegare come ho fatto, però sono riuscito ad avercelo un giorno prima dell'uscita del day one, diciamo, ufficiale in tutto, credo, il mondo, oppure Europa, non so bene, adesso non mi ricordo, raga. Ci sto giocando da 2 giorni e mi sta veramente piacendo tantissimo. Che dire, come gioco mi sembra fatto veramente molto bene, è uno di quei free roaming, diciamo, classici. Però non so perché io, ad esempio, a un free roam tipo GTA non riuscivo a divertirmi. Forse perché era su console e io su console non mi ci trovavo più di tanto bene. Questo su PC magari la grafica è iperpompata. Però boh, con questo qua io cazzeggio volentieri, mi diverto di più che su GTA, almeno in questi 2 giorni che ci ho giocato. Quindi ragazzi, intanto ci stiamo sparando sull'autostrada con la moto ai 1900 all'ora. Questo gioco, ragazzi, principalmente è una roba simile a GTA, anche se simile è un po' una roba strana, perché definirlo simile a GTA, alla fine tutti i free roaming sono simili a GTA o no? Questo gioco si differenzia soprattutto per l'aspetto dell'hacking, che potete hackerare ragazzi qualsiasi cosa veramente. Ad esempio, vediamo se trovo qualcosa da hackerare, tipo un semaforo, tipo potete far diventare verdi i semafori, in modo da tipo da causare gli incidenti, proprio appena... Questa non l'ho vista. Vabbè. E appena fatti diventare verdi i semafori, le macchine ovviamente partono e viene ci succede il casino più totale. Ecco, guardate il semaforo, io premo Q. I semafori diventano verdi, tutte le macchine partono. Là. Magari facciamo un po' di fuoristrada. Vai con la moto. Vai, sì. Mi schianterò. Comunque sì ragazzi, volevo portarmi questo video breve, non so Dio, breve, per me i video sono sempre tutti brevi, poi magari durano secoli, anni e decenni, dove casseggiamo un po' in giro, magari possiamo prendere una macchina e farci un bel inseguimento con la polizia, che dite ragazzi, come primo video. Comunque tornando all'aspetto hacker, vai, semaforo, così facciamo un po' di casino. Questa macchina però mi ispira, dammi la macchina amico mio. Caccia fuori la macchina. Potete, ad esempio, avete con il vostro smartphone, perché ovviamente siamo nel 2014, anche nei giochi adesso ci sono gli smartphone. Potete hackerare qualsiasi cosa, dalle telecamere ai semafori, alle... come si chiamano? Quei pilastri che vengono su dal terreno. Adesso dopo magari se li becco vi faccio vedere. Mi sta sfuggendo un attimo il nome. Oppure potete fare salire i ponti levatoi, oppure comunque, cioè, durante la campagna, che io adesso ho fatto un 10% più o meno della campagna, che è veramente lunga, parlando un attimo della campagna, è una campagna veramente lunga, dovrebbe essere sulle 10-12 ore con le missioni primarie. Poi dopo ci sono anche veramente tante missioni secondarie da quel che ho visto, quindi secondo me è un gioco veramente molto duraturo. Adesso volevo portarmi un attimo tipo in mezzo alla città, perché siamo un po' fuori adesso qua, se non sbaglio, che ci sono un po' più di movimento. E comunque con questo smartphone, ragazzi, potete anche nella campagna vi serve, ad esempio, per sfuggire ai nemici, entrare nei computer, nei vari server della città per riuscire a prendere vari profili. Adesso non vi sto a spoilerare niente. Però per spiegarvi che senza questo smartphone, questo gioco, non riuscireste a fare praticamente nulla. Però comunque è veramente un aspetto innovativo, secondo me, per cambiare un po' dallo stile classico dei giochi. Intanto ci siamo appena piantati dentro un guardrail, o un guardrail, a seconda di come preferite l'accento. Ci passo, sì, perfetto. L'unico aspetto negativo che forse ho notato, però... c'è da dire anche ai ragazzi che è il day one praticamente, è che il gioco, cioè non l'ho notato solo io, l'hanno notato in molti, che il gioco lagga. Io infatti per registrarlo sto tenendo tipo a tipo i dettagli grafici, dico, li sto tenendo a tipo medi alti, perché
Perché se li tengo a ultra, come faccio ad esempio con Battlefield, inizia a laggare, proprio scatta il gioco in una maniera paurosa. Io credo che, credo e spero più che altro, che la Ubisoft o comunque l'Nvidia, ecco, quelli che vi dicevo prima, ragazzi, erano i dissuasori. Vedete, ragazzi, che posso tirarli su e bloccare le macchine lì dove erano, dove sono, e non tipo negli inseguimenti possono essere abbastanza utili. Ok, ragazzi, scateniamo un po' di panico. Andiamo a fottere il bancomat, i soldi nel bancomat, vai, posso? Vediamo se riesco a creare il bancomat, ecco qua. Hackeriamo il bancomat. Vediamo quanti soldi mi sgancia. Eccoli i miei big money. Dai, $220 solo. Mi sa meglio. Te che cazzo chiami la polizia? Stai, anche tu cazzo scappi. Oh, giuro che se scappi, ciccione. Vai. Non ho nulla contro i ciccioni, però. Quella sta chiamando la polizia. Vai. Pistola silenziata, giustamente. No, però passiamo a qualcosa di più overpower. Che cacchio di macchine, no? Dove stai andando? Questa è mia. Guardate che figata, ragazzi. Grazie per la mia big money. Cos'è, una Lamborghini? Ci dà. Ok, dovremmo avere fra un po' la polizia in mezzo alle palle, perché abbiamo un elicottero sulla testa. Dio buon, ragazzi, sentite che rombo. Spegniamo la musica. Eccole. Eccole, abbiamo tre pallini. Non ci sono le stelle, ma abbiamo i pallini qua. Eccole. No, mi hai già segnato la mia fantastica macchina. Se vi uccido tutti, fughiamocela, ragazzi. Vai. Ma mi stai inseguendo? Semafori, ci penso io. Aspetta un attimo, fatemi impostare una destinazione per la fuga. Spero che si metta in pausa il gioco, se no sono fottuto. Dove possiamo andare? Andiamo, andiamo. Io dove sono? Qua, ok. Andiamo a casa mia, al mio rifugio. Giù pesante, vai. Cioè, non dirmi che me la sono già fugata dalla polizia, eh. Perché giuro che non. No, non va bene. Come fuga riuscita, dai. Cioè, mi stai dicendo che sono così overpower? Eccoli, ragazzi. Stanno arrivando. Ce li ho tutti io intorno. Eccoli. Vediamo se ce la facciamo a fugarcela. No. Comunque, quando ti beccano la polizia, che ce n'hai tanta dietro, è veramente difficile fugartela. Perché proprio quando c'hai soprattutto l'elicottero, come nel mio caso adesso, ti arriva il mondo dietro. Però se vai un po' con della aggressività. Sì, vabbè, dai, raga. Durante proprio. Solitamente non ce la faccio mai a fugarla. A fugarmela. Quando faccio il video. No, non posso. No, devo girare di qua. Sì, che manovre, polizia. Mamma mia, che piloti. So guidare meglio io che ho il gioco da un giorno neanche. Qui dobbiamo girare a destra. E poi, quando arriviamo al rifugio, facciamo fuori tutti i poliziotti che arrivano. Però vabbè, dai. Adesso io me la scendo. Sì, vabbè, mi sono buttato giù, mi sono fatto un male bestia. Scendi qua dietro, sì. Perfetto. Tiriamo fuori l'M416, che è meglio. Ci abbiamo qualsiasi cosa addosso praticamente. La mia mira è meglio di che in Battlefield, però almeno. Dov'è? Quello è morto. Ecco, poi posso fare esplodere. Cosa sta succedendo? Ah, ok. Tu cosa pensi di fare? Metti fuori la testa, dai. Sbam. Ok. No, che cacchio è che mi sta sparando con tutto quello che ha? Ho quattro pallini, eh beh, arrabbiamo. Inizia ad essere complicata la storia. Aia. No, inizia ad arrivare un po' da tutte le parti, però. Sì, quello là cosa c'ha? Un fucile a pompa. È morto. Sì, l'unica cosa decente è che con pochissimi colpi li uccidi. Ok, là stanno arrivando. Basta un suicidio, ragazzi.
No, questo qua cosa pensi di fare qua dietro? Sali, 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 sali. Mamma mia, mia. Mamma mia, sono anche al piano di sopra. Aia, aia, aia. Andiamo su. Ricarica. Fughiamocela dai tetti. Posso saltare sopra i tetti? No, 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 non giù. Mamma mia, non sono morto. Ma vengono o fanno finta? Cioè, ne ho fatti fuori non so quanti. Ho fatto fare anche un civile, però vabbè. Sono tutti dettagli questi, ragazzi. Cioè, io con tutti i veicoli che c'erano, proprio un camioncino del genere. Questo qua cosa penso di fare? Oh, 5 palline, ragazzi. Ci abbiamo il mondo fra un po' dietro. Moriremo presto, mi sa. Suca! No. Ragazzi, sto facendo fuori tutti. Sono morto. Non ci capiamo più niente, ragazzi. Siamo morti, basta. Che dire, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento qua sotto scrivendomi se anche voi avete comprato Watch Dogs e se vi piace. Magari scrivetemi anche, ma soprattutto scrivetemi cosa potremmo fare. Perché lo facciamo insieme, io lo faccio, voi guardate e partecipate. Cosa potremmo fare di sclerate su questo gioco. Tipo, magari anche potremmo fare le missioni secondarie. Oppure potremmo continuare a fare le sclerate con la polizia come in questo caso. Io non so più che dire, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like. Io chiudo questo video, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ciao ragazzi.